Lucia Cassini, ovviamente ormai i salottini, insomma gli eventi belli te li fai tutti quanti. No, io veramente mi invitano perché, guarda, per come sto potendo restare a casa, però... Tu a casa, chiuso in quattro mura, no, non ti vedo. Che faccio un sacco di cose, sto lavorando alla fiction, perché ho recuperato tutte le cose, sto recuperando tutto quello che ho lasciato, proprio da questo premio. Io ho preso questo premio fine 17, penso fosse di questi tempi, settembre 2017, prima di ammalarmi, poi dopo sono andata, ma nemmeno ammalata, io ho avuto un'operazione sbagliata, è una storia di mala sanità, per cui una piccola stupidata a un ovaio e andare a finire in tragedia, tra coma, rianimazione, che vi dica, fa 4 mesi come tre mesi così. Cioè, però parliamo di Ischia adesso, Forever, siamo pronti per il decollo? Allora, tutto bene, voglio dire due cose. La prima cosa, che l'altra sera a Benevento mi hanno consegnato il premio alla carriera Massimo Troisi e il premio quello internazionale che fa per Ciasepe, ci ho sbagliato il nome, tanto, ma non fa niente, insieme alla famiglia Troisi, e per me è un colpo al cuore, perché io Massimo lo sanno tutti, l'ho lanciato io da ragazzina nel 76, per cui è stato un collegamento con Massimo, e questa è una cosa. Poi sapete, stasera qua faccio l'ospite, devo dare, sono io che consegnerò dei premi, e il 22 prendo il premio ambasciatrice del sorriso al Maschio Angioino, poi vado a Sanremo, dove farò Sanremo Canta Napoli adesso a fine settembre, e poi ricomincio, scendo e ricomincio Ischia Forever. Sì, ma tutti questi premi dove te li metti? Ma che io sto dicendo, ma forse mi sono fatta vecchia, perché tutti i premi alla carriera può essere, o perché forse il fatto che me ne stavo andando hanno pensato, no, allora i premi per Lucia Cassini sono meritati, ma non solo alla carriera, anche perché guardate tu... quanto è carino. No, guarda, le tengo la mano. Allora, i premi alla carriera non sono premi alla carriera per Lucia Cassini, perché Lucia Cassini è un personaggio e in uno spazio dello spettacolo del napoletano c'è solo lei. Esatto, possiamo dire, perché tu eri un po' l'unica donna. Sono stata la prima a fare questo. Esatto. Perché? La prima è unica, perché io non ho visto altre che si sono cimentate. No, c'erano i gufi, i cabarinieri, che dal mio gruppo. Poi sono usciti fuori altri gruppi, ma prima di tutto questo, come donna c'è stata la Mazza Mauro, ma anche lei è da Roma in su e io nella Campania, eccetera. E poi io lanciai prima a Troisi con la Smorfia, a San Carluccio, e poi loro mi chiamarono a Roma alla Scianzone, e sono nata come Lucia Cassini nel 76 da sola. Quindi sono stata la prima donna, me lo dicono tutte le enciclopedie, ho rinunciato alla scollatura che mo ammetta. E allora no, io facevo il maschio, la bombetta, la paglietta, il cravattino, e facevo ridere, ancora mo, però mo faccio pure i personaggi femminili. Benissimo, ringraziamo. Ti meriti un bacio, tu a me, sapete perché sta seduto un sacco di tempo, per me non ci sarei qua tutta la vita. Grazie. Grazie Lucia. Ti voglio bene. Grazie.